Buongiorno Cocchi, sono appena arrivata a Milano. Ho una faccia super strana per il semplice fatto che non ho fatto in tempo a finire di truccarmi, perché pensavo che il treno arrivasse dopo visto che eravamo in ritardo, ma no. E niente, sto andando da Serena perché stasera andiamo a vedere Melanie. Non ci posso credere, sono ancora tipo sconvolta. E i concerti mi mettono un'ansia terrificante, quindi sto panicando che non vi immaginate. Ho sbagliato completamente strada. E niente, mi sono persa così a pensare, penso che sia per quello. E mi rendo conto che Milano è così caotica, è completamente diverso da Losanna dove vivo, che sì, è anche una grande città, però è come se fosse una bolla sospesa nel tempo, fuori dal mondo. E qua è come se ci fosse la vita vera, e l'idea di trasferirmi effettivamente qua, cioè, è abbastanza spaventosa ed esaltante al contempo, non lo so. In tutto questo bordello noi stiamo cercando di mangiare qualcosa prima di andare al concerto. Io sono già truccata, quindi mi sporcherò tutto. Ma infatti forse non è stata una grande idea. Vabbè, perché pensavo di non mangiare. Ma invece, se no sveniamo cantando. Esatto. Io e Serena, una vita in ritardo si chiamerà la nostra webserie. Aspetta, questo lo devo rifare perché è venuto male. Serio, sto cercando di farmi qualcosa ai capelli perché mi sento nuda e poco Melanie Martinosa. E quindi, Serio, che cosa stai cercando di creare in questo momento? In questo tutorial vedremo come fare delle ponytail sulla metro rossa. Cosa vi serve? La metro rossa di Milano. Ingrediente principale. Poi shanty serve. Se non avete shanty non potete ricreare questa cosa. Ricreare questo look. Aiuto. Avete sono abbastanza credibile. Cry baby. Che strano. Siamo riusciti a trovare Muriel, anche se sto molto difficile. Stavo guardando la differenza del nostro viola. Sì, il mio non è un... cioè, ho 20 viola diversi. Vero, ma anche io... sì, non si trova. Aiuta. Siamo in ritardo. Dove no, sei? No, ah. Siamo arrivati! In ritardo, ma non è ancora cominciato, quindi. Come vi... ci aspettate. Vero? Come vi sentite? Pronte? Ah? Sei pronta? Ti senti? Yes. Sere? Sì! Ti rendi conto? Yes. Allora, dici, qual è la tua canzone preferita, se dovessi sceglierne una? Mrs. Potato Head. Tua, la tua preferita di Mel? No. Oh, io Train Wheels. Qui abbiamo tutti una diversa. Ci sono un sacco di persone qua che a quanto pare sanno chi siamo ed è super strano. Ciao! Benvenuta nel mio video e nel mio canale. Non è che comincia? Comincia! Sì. Oddio, comincia! Shut up.
Siamo state invase, però siamo vive e io non ho parole, cioè... Spero di più, io non sono abbastanza idola, quindi non... iscrivetevi al mio canale. Stronda. Iscrivetevi al suo canale. Qual è la canzone che ti è piaciuta di più live? La mia preferita. Ah, è vero. No, anche Pacifier mi ha... Sì, vero, Pacifier! È vero, era mega... A me è piaciuto tantissimo, una delle mie preferite, Carousel, Training Wheels e anche Soap era molto figa live. Sì. Anche tipica. Sì, è vero. E pratica tutte? Oh, la voglio rimanere! Cioè, tu ora torni lì e fai un'altra canzone. No, tu ora torni a casa di Serena, vieni a casa di Serena, ci fai una live personale. Dai, un caffettino, si fa una sonatina, una live. Una cover insieme. Esatto, magari. Ti mangi, magari, sono bella tu. La stanza di Serena è troppo bella, voglio vivere qua dentro. Buonanotte, Sere. È bella perché sembra un po' sopatato. Sembra Stranger Things versione cute. Ho abbandonato Serena per ritrovarmi con loro. Chi siete voi? Lei ha tagliato i capelli. Sì, io ho tagliato i capelli. E lei è una bravissima fotografa con cui adesso stiamo per fare delle cose. Se ce la facciamo. Sì. E c'è Elena Lasby che ci dovrebbe raggiungere, ma non so se ci troverà. E lì c'è un sexy shop. Dov'è? Dove ho proposto di fare video. Fare un sexy Per fare le foto siamo in un posto bellissimo. Vi faccio vedere un po'. Okay. No, ma ci sono delle cose troppo belle, capito? Oh, quel libro è bellissimo, passi. Così sì, passi. Guarda. Passi. Comunque la Svia è arrivata, ce l'ha fatta, l'abbiamo ritrovata. Ah, perché avevi parlato male di me. Esatto, pensavamo che non ce l'avresti fatta. Sono arrivata. Cosa guardi? Stavo guardando cosa sono queste cose. Tutti questi librini mi affascinano. Ti capisco. Io ho cenato con la Svia in stazione, adesso sono sul treno per tornare a casa. Milano è sempre bella, è così stimolante e diverso dalla vita che faccio di solito. Ci sono così tante persone che vivono le mie stesse cose, le mie stesse paure, le mie stesse aspirazioni che, boh, è diverso e non vedo l'ora di trasferirmi qua. Comunque, sì. Grazie di aver visto questo vlog, lo so che non aveva molto senso, sono più canzoni di Melanie Martinez che altro. E ci vediamo al prossimo, che non so cosa sarà perché la mia vita di solito è piuttosto piatta. Però peace e niente, ciao, alla prossima.